oggi Super Nature perché devo fare un nuovo video ed è un video in collaborazione con quel tesorino stupendo di Valentina, sorellina. Naturalmente vi lascio il link del suo canale nell'info box, passate a trovarla perché oltre ad essere simpaticissima e spiritosa è anche molto molto dolce e cara, quindi mi raccomando passate a vedere anche il suo video. Oggi vi facciamo il tag testa o croce. Ho preparato da una parte i prodotti per se esce testa, da un'altra parte i prodotti se esce croce, e utilizzerò questa monetta che ha da questa parte la testa e da questa parte la croce. Onde evitare di fare la furbacchiona, poi ve lo faccio vedere così quello che esce. Quindi direi di iniziare la prima. Usa un rossetto rosso come blush se esce testa. Croce, qual è il tuo blush preferito? Quindi partiamo. Allora, cos'è? Testa, partiamo alla grande. Usa un rossetto rosso come blush. Quindi siccome è per ridere, esagero. Tra l'altro questo è un rossetto rosso che mi piace anche tanto. Sfumacchiamo un pochettino, giusto? Ecco qua, guardate un po', bellezza, così, zac. Poi, la seconda, testa, devi creare una palma sulla tua testa, oppure croce, qual è il tuo prodotto preferito per capelli? È uscito? Croce, quindi qual è il mio prodotto preferito per capelli? Io non uso tantissimi prodotti per capelli, devo dire la verità, però me ne piace uno che ho comprato non in stock, ma ne avevo comprato tanti diversi anni fa e li sto ancora utilizzando perché ne ho ancora forse uno o due, ed è questo, il Vive L'Oreal crema di luce Nutri Gloss senza risciacquo. Si può utilizzare sia sui capelli bagnati che sui capelli asciutti e ha una sorta di micro glitterini molto molto belli, poi lascia i capelli morbidissimi, setosi. E aiuta anche durante la, perché se ti devi fare la coda per evitare che tutti i capelli vadano sparati da una parte e dall'altra, e poi una volta che li pettini proprio si elimina, i capelli rimangono morbidissimi e setosi. È veramente veramente bello, mi è piaciuto tanto. Continuiamo, la 3. Testa, usa il correttore come fosse un rossetto, croce, qual è il tuo rossetto preferito? È uscita? Testa. Usa il correttore come fosse un rossetto, perfetto proprio, usiamo questo, il color cadaverica, guarda un po', fate anche questo. Poi 4. Testa, hai la possibilità di essere abbronzata oggi, usa la terra come fosse una cipria, oppure croce, qual è la tua terra preferita? Partiamo, aiuto, testa, hai la possibilità, usa la terra come fosse una cipria, perfetto. Questo non si vedrà troppo la differenza perché sono già abbronzata. Quindi andiamo. Bellissima. Sto acchiappando, eh. Questo non si vede tantissimo perché sono già abbronzata. Continuiamo. Allora, la 5. Riempite il sopracciglio con la matita labbra a vostra scelta, oppure se esce croce, qual è la tua matita per sopracciglia preferita? Andiamo. È uscito?
croce. Qual è la mia matita per sopracciglia preferita? Non ho una matita sopracciglia preferita perché io non uso matita per sopracciglia, però vi faccio vedere cosa uso per lasciarle, diciamo, ferme, che non si muovano tanto. Uso questo, è il Mega Clear Mascara della Wet n Wild, se riesco, eccolo qua, della Wet n Wild, e uso questo. Io le sopracciglia devo dire che non faccio particolare, non faccio niente di particolare, vado a farmele fare una volta al mese e basta. Quando le vedo spuntare me le sistemo io, ma non tocco più di tanto e non uso nient'altro, quindi io uso soltanto questo mascarino sulle sopracciglia. Poi 6, se esce testa utilizza l'eyeliner come matita labbra, se esce croce qual è il tuo eyeliner preferito? Pronti? Testa! No, vabbè, non ci credo, è uscito testa, ok. Quindi usiamo l'eyeliner come matita. Tutta rossa. Sono tutta rosa. Sì, non tutta rossa. Vabbè, non è perfetto, ma per fare le pirla ci sta. Perfetto. L'ultima è: fate una foto e inseriscila come immagine in miniatura. Allora, o faccio un tipo ok, oppure me la scatto dopo, vediamo. Quindi questo era il mio tag testo croce. Ne sono uscita un pagliaccio, veramente. Spero di avervi fatto fare due risate, che vi sia piaciuto. Non so, penso che l'abbiano fatto tutte. Se poi mi viene in mente qualcuno, lo lascio, taggo poi sotto. Grazie che hai guardato il video. No, ma come sono uscite tutte testa quasi? Ma come... Vabbè, ci facciamo due risate e questo è il mio video. Mi raccomando, passate a vedere anche quello di Vale. Io sono curiosa di vedere se lei è stata un po' più fortunata di me. Vi mando tanti super mega baciottissimi e al prossimo. Ciao!